acceso, sì. Dai. Chi comincia? Buonasera. Buonasera. La curiosità e poi la domanda. Purtroppo per lei la sala stampa è troppo vicina allo spogliatoio dell'Atalanta. Si sentiva qualche suo calciatore giustamente festeggiare urlando andiamo in Champions. Gasperini come la vede? Che possiamo andare, non siamo certi, però già possiamo giocare. A questo punto, 5 giornate alla fine, siamo a pari col Milan, un punto avanti alla Roma, 3 sul Torino, 4 sulla Lazio. Rispetto al Milan siamo un passettino indietro, però se vinci a Napoli in questo modo contro una squadra non in vacanza, contro una squadra che ha giocato un'ottima gara e poteva anche vincerlo, a un certo punto ha avuto l'occasione del 2-0, però se vinci in questo modo abbiamo i meriti per tentare, per giocarci anche quello. Intanto sono 3 punti che ai fini dell'Europa League sono molto molto pesanti, e abbiamo recuperato quello che abbiamo perso con l'Empoli, in più c'è il punto dell'Empoli, insomma è molto pesante questo. E poi è indubbio questo punto, perché siamo a 5 giornate alla fine, 33esima giornata, e siamo in questa classifica, riusciamo a vincere a Napoli soffrendo, però insomma senza rubare nulla, abbiamo il diritto di giocarci le nostre carte per la Champions e di crederci. Lo ha detto 2 volte, abbiamo vinto in questo modo, non è stata la sua Atalanta più bella, è stata una Atalanta bellissima per esempio con l'Empoli e ha pareggiato. Vincere in questo modo, soffrendo, che cosa vuol dire? Che la squadra è effettivamente definitivamente matura, che ha in panchina anche uno come Ilicic che ti entra e te la spacca, che quindi è una grande Atalanta, perché si è grandi anche quando si vince così. Ah, ma non abbiamo vinto male. E poi è chiaro che il Napoli non è l'Empoli. Il Napoli è una squadra che poi ha giocato un primo tempo. Noi ci siamo anche presentati con qualche acciacco, cioè Ilicic ho deciso di non farlo giocare dall'inizio, un po' perché lui è forse l'unico nel nostro gruppo che se gioca 90 minuti ha bisogno di qualche giorno in più di recupero, non è in un momento che riesce a allenarsi con continuità, a qualche acciacco, e quindi non ci siamo presentati al meglio delle nostre, almeno offensivamente. Per noi ci togli o Ilicic o Zapata o Gomez, caliamo di tanto offensivamente. Però quando abbiamo corso il rischio, ho detto che potevamo andare sotto 2-0 e forse la partita finiva lì, ma dopo abbiamo costruito parecchio, abbiamo costruito ottime occasioni. Quando abbiamo raggiunto il pareggio noi ci abbiamo creduto. Le partite vanno valutate sui 90 minuti, la mezz'ora finale è un bel pezzo, no? Non è 5 minuti, abbiamo ribaltato la partita in 5 minuti, abbiamo ribaltato in mezz'ora, le partite si giocano 90, mezz'ora è un terzo. Alla fine è certo che all'Empoli abbiamo tirato 40 volte in porta, ma non, nessuno pensava di fare questo al Napoli. Record di gol, record di vittorie in trasferta eguagliato, eppure dopo 20 minuti eravamo preoccupati. Invece Gasperini è stato bravo, ha messo a posto la squadra, sistemato, spostando un paio di cose, e poi è stato un crescendo costante. Come succedono questi cambiamenti e come si riesce a vincere partite facendo turnover? Perché di fatto lei ha fatto anche una serie di cambi da turnover e la squadra ha giocato come doveva giocare normalmente. Allora, noi sapevamo che qui un punto sarebbe, dovevamo fare risultato, un punto sarebbe stato tanto. Vincere ci avrebbe proiettato poi a giocarci la possibilità anche per l'Europa più grande. E questa non è una dichiarazione che noi andiamo in Europa. Abbiamo adesso la possibilità di giocarcela, è una cosa diversa. Prima non l'avevamo, eravamo staccati, adesso siamo alla pari. È chiaro che la partita di oggi, con qualche situazione un po' così, dovevamo cercare di stare in gara fino al secondo tempo. Per cui il primo gol che abbiamo preso potevamo evitarlo, forse potevamo prendere un'altra situazione, però abbiamo preso un'infilata e Mancini ha rinviato
addosso a Mertens, mi pare. E, insomma, è chiaro che noi volevamo stare in partita perché poi avevamo la possibilità di essere più offensivi e provare a vincere la partita. Noi siamo venuti cercando di fare il gol, perché questo tipo di vittoria poi ti proietta. Quando noi abbiamo battuto la Juve in Coppa Italia, ci siamo conquistati il diritto di giocare per la Coppa, perché se batti la Juve hai la possibilità di giocarti. Questo non significa che vinceremo la Coppa, magari, però abbiamo il diritto di giocarcela. Batti il Napoli a casa loro, hai il diritto di giocare per la Champions. Il punto è questo. Turnover, Palomino è entrato anche perché Mancio era stato ammonito subito dopo, sì, meno di un minuto, primo ammonito, e questa era la prima situazione. Sarebbe entrato comunque, non so al posto di chi. Froiler ha corso come un matto, noi giochiamo giovedì, Pasalic stava facendo bene e quindi poteva essere o usciva Froiler o usciva De Rom. E Gosens è un altro che, siccome abbiamo squalificato Atebor, che non potrà giocare perché è stato ammonito a Firenze per una pallonata in faccia che ha preso, e quindi Gosens aveva bisogno di giocare, era il terzo cambio. Buonasera mister, Marco Giordano, calciomercato.com, per chiederle due cose. La prima, che cosa ha, se ha qualcosa in più l'Atalanta, e che cosa ha in meno l'Atalanta delle altre avversarie per la lotta ad un posto in Champions? E in questo momento l'Atalanta è in lotta su due competizioni, con una rosa che chiaramente non può definirsi all'altezza di quella dell'Inter, del Milan o del Napoli stesso. Qual è il segreto dell'Atalanta? Qual è il segreto che Gasperini può insegnare agli altri allenatori della Serie A che non sono riusciti a stare in questo momento su due competizioni? Grazie. No, non devo insegnare niente, perché noi abbiamo un nostro mondo che è completamente diverso da quello che può essere quello dell'Inter, del Milan, della Lazio, della Roma, del Torino, che sono quelle che stanno battagliando con noi. Chiaramente noi abbiamo una spinta molto forte dai nostri tifosi della nostra città, perché per noi questo è un grande successo, una grande stagione. E magari per altre piazze non arrivare in Champions è una grande delusione, non arrivare in Europa League è un fallimento. Per noi invece è un grande traguardo, e questo è sicuramente il primo vantaggio. Calcisticamente è una squadra che è cresciuta in consapevolezza, in convinzione. Adesso ormai sono troppe partite che abbiamo più conoscenze, abbiamo il fatto di aver giocato l'Europa indubbiamente ci ha aiutato anche ad affrontare questo tipo di partite in questi stadi contro questo tipo di squadra. Abbiamo giocato in Inghilterra, abbiamo giocato in Germania, abbiamo giocato in Francia, questo ci ha dato indubbiamente, ci ha fatto crescere in autostima, in modo di stare in campo, anche in coraggio. Di giocare le partite. Noi siamo venuti convinti di poter vincere questa sera, poi dopo potevamo anche perdere, perché però la nostra convinzione era totale, non è che è cascata dal cielo, sapevamo che avevamo bisogno di provarci, senza pensare alla partita di giovedì, che è un traguardo fantastico, ma noi sappiamo che la recuperiamo, che giovedì ci presentiamo, è un'altra partita difficile. Adesso sono tutte difficili, ditemene una, però noi giochiamo veramente liberi sotto questo aspetto. Forse il fatto di avere una rosa così ridotta, per me, io credo sia un vantaggio. Ecco, se devo dire, non voglio dire un insegnamento, perché non voglio insegnare niente a nessuno, ma una convinzione mia è che queste mega rose rompono le scatole agli allenatori, perdi tanto di quel tempo, punti, tempo, alimenti malcontento, alimenti tante situazioni così. Noi abbiamo un po' esagerato, perché davanti era meglio avere almeno un pezzo o due in più, però per il resto questo credo sia un valore aggiunto, una forza per noi. Mister, nel suo piano partita c'era anche la consapevolezza che il Napoli alla lunga potesse sentire le fatiche sia mentali che fisiche di giovedì,
e si è vista la prima ora del Napoli, che anche lei ha definito ottima, è rimasto un po' sorpreso del fatto che gli azzurri si siano abbiano calato così nettamente dopo il gol subito, dopo il vostro pareggio. Vabbè, allora è evidente che le motivazioni non potevano essere le stesse che avevamo noi, però il Napoli ha giocato con buon ritmo, con bella velocità, non era una squadra stanca, forse calata nel momento in cui siamo cresciuti noi o che abbiamo cambiato anche atteggiamento, siamo diventati più pericolosi in attacco. In questo tipo di partite sei più predisposto, ma immaginavamo che il Napoli era predisposto a giocare molto bene a fase offensiva e quindi a partecipare un po' con tutti, e questo poteva metterti in grande difficoltà. Però nella fase difensiva, soprattutto alla fine, verso fine della partita, che subentra un po' di stanchezza, se non hai grandi motivazioni di risultato la puoi perdere, ma non è il Napoli, è per tutte le squadre che non hanno più obiettivi forti da raggiungere. Su questo ci contavamo, insomma. Sì, mister, buonasera. Mi collego un attimo alla domanda del collega. Il Napoli nelle ultime gare, quando sale il ritmo delle squadre avversarie, va in difficoltà. Però la domanda è, lei è partito a luglio con i preliminari di Europa League. Com'è possibile? Ho visto anche la gara con l'Empoli, che questa squadra corre così assai. Paradossalmente dovrebbe essere un minus rispetto agli avversari. Io questo non so, solo detto altre volte, ma questo per me è un luogo comune, quello del che se fai la preparazione d'estate ti deve durare a maggio dell'anno dopo. La preparazione in estate serve per dare i dettami di una squadra, hai più tempo per lavorare, l'organizzazione, per rimetterti, ma poi per rimetterti anche in condizione, ma per dare soprattutto le indicazioni di come giochi, di come hai il tempo, un maggior tempo di farlo. Ma poi il lavoro è quello quotidiano di tutte le settimane, che è fatto non solo di lavoro, è fatto anche di recuperi, anche di pause e di momenti di recupero e di momenti di allenamento. Non è che fai un mese di allenamento, 40 giorni di allenamento e te lo trovi. Magari non aver giocato le coppe è stato un vantaggio per preparare meglio la squadra del campo? No, ma le coppe ti tolgono magari un po' di energie nervose, però ti danno una grande autostima, quello che dicevo prima, no? E ti possono togliere qualcosa e ti possono dare tanto da un'altra parte. È chiaro che per fare le coppe hai bisogno magari di una rosa. Se fai solo il campionato ti basta meno. Però non è il discorso. Noi abbiamo giocato, non abbiamo neanche fatto più polemiche sui giorni di giocare lunedì, giovedì. Cioè tutti si accapigliano su queste cose, no? Poi noi credo che possiamo recuperare bene per giovedì, perché abbiamo motivi. Poi quando vinci sicuramente hai più convinzione. Sì. Mister Marococco, il mio Napoli.it, una curiosità, il suo futuro all'Atalanta è strettamente legato ai risultati, siete in corsa su due fronti, questa è una squadra che però ha l'impronta del suo allenatore, si vede che è una squadra di Gasperini, il suo futuro all'Atalanta è legato a questi risultati? No, non c'entra niente i risultati, noi siamo su tre fronti. Da stasera anche la Champions, quindi Europa League, Champions e Coppa Italia. Ok, grazie.